Salperanno mercoledì alla volta dell'Olanda 3.500 tonnellate di rifiuti provenienti dagli impianti Stir della provincia partenopea. Il primo carico a bordo della Nordsten, il cargo ormeggiato nel porto di Napoli al molo 44, è stato effettuato alla presenza del sindaco De Magistris e del vice sindaco Sodano, insieme al presidente della provincia Luigi Cesaro e dal nuovo vertice di ASIA Raffaele Del Giudice. La nave trasporterà a Rotterdam le prime ecoballe di rifiuto secco per un costo di circa 110 euro a tonnellata. E per un paio d'anni si prevede un viaggio a settimana di circa 3.000 tonnellate ciascuno. L'operazione, che consentirà di liberare gradualmente gli impianti di Stir della provincia, è frutto di un accordo tra le istituzioni, ma si attende l'ok della regione per il via libera in Olanda anche del tal quale. Un lavoro straordinario che consente a Napoli di respirare. L'emergenza è finita ad agosto, che non avevamo più spazzatura, ma questo consente di migliorare la situazione anche in provincia, oltre che in città. E che per i prossimi 2 anni, perché allo stato più o meno questo è il contratto con Rotterdam e la provincia di Amsterdam, non avremo nemmeno più precarietà, quindi un risultato storico per Napoli, per la provincia e per la Campania. Sistemate nelle stive come merci, le ecoballe viaggeranno senza autocompattatori sul cargo, lungo 88 metri e largo 13, ad una velocità inferiore a 10 nodi. L'attracco a Rotterdam è previsto per il 21 gennaio. La prima volta che si fa una nave e l'abbiamo pagato sulla nostra pelle questa difficoltà, ma oggi è un momento importante perché diciamo, anche la presenza qui della provincia, dell'ASL, ARPAC, autorità portuale, capitaneria di porto, cioè la dimostrazione che quando tutte le istituzioni si mettono insieme si possono raggiungere grandi risultati. E c'è anche un altro elemento importante che viene sottovalutato, che questa operazione, oltre a non costare di più, dà anche un lavoro al porto di Napoli, ed è il motivo per cui, insomma, anche per questo motivo siamo particolarmente felici in questo momento.